Orlando Merone, country manager di Bitpanda. Orlando, grazie per essere qui con noi, buon pomeriggio. Grazie Giacomo, buon pomeriggio. E allora, grazie anche per aver atteso, insomma, il collegamento, eri con noi da un po', però insomma ne approfittiamo della tua presenza proprio perché con Bitpanda vi occupate anche di criptovalute e in questo caso è interessante, credo, capire che cosa sta spingendo Ethereum con questi propulsori, sostanzialmente è un record dopo l'altro, i 3.000 li ha superati in scioltezza ed è una criptovaluta meno scambiata, anche meno conosciuta, diciamo, dai più, da quanto quantomeno chi non segue la finanza rispetto appunto al Bitcoin, quantomeno chi inizia ad approcciare da poco il settore. E allora ti comincio a chiedere che cosa differenzia Ethereum e Bitcoin, così capiamo anche, forse riusciamo a capire come mai c'è questa spinta maggiore su Ethereum rispetto a Bitcoin in quest'ultimo periodo. Orlando. Con piacere. È importante sottolineare che quando parliamo di Ethereum parliamo di una blockchain di seconda generazione che in un certo senso ha portato avanti le idee e i concetti già introdotti da Bitcoin. L'obiettivo di Ethereum è quello di far avanzare in maniera importante i casi d'uso della blockchain e di consentire di andare oltre i pagamenti peer-to-peer. La criptovaluta della rete Ethereum è l'Ether. L'Ether e Bitcoin sono molto simili per certi aspetti. Ognuno è una valuta digitale che viene scambiata attraverso transazioni online ed è archiviata in portafogli di criptovaluta, i cosiddetti wallet. Entrambe sono decentralizzate, il che significa che non sono emesse o regolamentate da una banca centrale, ed entrambe fanno uso di una tecnologia basata su registri distribuiti, nota al mondo come blockchain. Tuttavia ci sono anche molte distinzioni cruciali. Se Bitcoin ha segnato l'emergere di una forma radicalmente nuova di moneta digitale che opera al di fuori del controllo di qualsiasi governo o società, con il tempo le persone hanno iniziato a rendersi conto che una delle innovazioni alla base di Bitcoin era proprio la blockchain e questa poteva essere utilizzata per altri scopi. Ethereum ha quindi proposto di utilizzare la tecnologia blockchain non solo per mantenere una rete di pagamento decentralizzata, ma anche per archiviare dei pezzi di codice informatico che può essere utilizzato per alimentare contratti ed applicazioni finanziarie decentralizzate che siano a prova di manomissione. Beh, direi che è ovvio che, insomma, parlando di Ethereum e parlando di Bitcoin e cercando soprattutto di dare una spiegazione su come ci si muove, bisogna partire e passare anche dal concetto di blockchain che ci hai spiegato, insomma, all'interno del tuo ragionamento, Orlando. E allora, alla luce di queste differenze che ci hai elencato, questa moneta, dicevamo, sta prendendo sempre più piede, corre più del Bitcoin. Si tende a dire che magari il Bitcoin, quando magari fa un più 2,7% come ha ottenuto magari nella seduta dell'8 maggio scorso, ebbene, siamo comunque sotto i 60.000, che è un livello comunque piuttosto alto, ma siamo ben lontani dai massimi storici, che ricordiamo sono a quota, oltre quota 64.000. Ethereum invece sta registrando una corsa veramente pazzesca. Faccio vedere anche il grafico weekly che ci fa vedere ancora di più che tipo di movimenti sta registrando, per non parlare del grafico mensile che ancora di più del weekly ci mostra come, insomma, si tratta di un pinning davvero davvero imponente e impressionante. Ora siamo a 4.126 e quel più 5,13% che stiamo rilevando oggi sembra quasi routine oramai, guardando appunto i movimenti di Ethereum. Orlando. Eh sì, assolutamente. Ormai pochi minuti fa superavamo i 3.400 euro insomma, questo trend va ormai avanti da un mese, dovremmo essere a circa il 90% nell'ultimo mese. Le ragioni che stanno dietro a questo trend rialzista possono essere molteplici. Io banalmente ne individuo tre nell'ultimo mese. La prima ragione è un aumento continuo dell'attività che sta avvenendo sulla blockchain di Ethereum, anche da parte di entità istituzionali. All'inizio della settimana scorsa, per esempio, la Banca Europea per gli Investimenti ha annunciato che avrebbe emesso un'obbligazione digitale, proprio basata utilizzando Ethereum, di 2 anni del valore di 120 milioni di dollari circa, in collaborazione con entità bancarie come Goldman Sachs, Santander e Société Générale. Anche l'interesse retail per la finanza decentralizzata è aumentato
aumentato nell'ultimo mese e ha raggiunto dei livelli, secondo me, sorprendenti. Ormai sono tra i 50 e i 100 miliardi di dollari sono investiti in progetti DeFi, che è poi non altro che l'acronimo di finanza decentralizzata in inglese. L'ultima ragione, ma non meno importante, è che ci stiamo avvicinando all'Hard Fork London, che ci sarà molto probabilmente a luglio 2021 e che include una revisione della struttura commissionale di Ethereum e che sarà molto propedeutico per la successiva transizione alla versione 2.0 di Ethereum, che quindi porta Ethereum verso un modello di consenso proof of stake. Tanto stavo mostrando anche il grafico minuto per minuto, che di solito noi lo mostriamo durante la diretta delle banche centrali, in cui magari insomma qualche parola di Powell o di Christine Lagarde determinano qualche movimento al rialzo o al ribasso improvviso di euro dollaro o del dollar index, che più o meno è sempre l'asset di più seguito, insomma, quando ci sono queste occasioni di banche centrali. Adesso che c'è questa volatilità, non adesso, ma insomma, peraltro prima segnalavi è raddoppiato nel corso dell'ultimo mese, confermo, siamo tipo più 98% degli ultimi 30 giorni, più 50% solo del mese di maggio, che come sappiamo insomma è ancora siamo ancora al 10, quindi neanche a metà mese. Adesso ho messo sul minuto per minuto per far vedere come, per quanto insomma l'analisi tecnica sulla grafica minuto per minuto lascia il tempo che trova, ma c'è già un livello di resistenza che in questi minuti è sotto pressione e che probabilmente verrà sfondata al rialzo. Guardando magari più un grafico daily o in generale insomma un'analisi tecnica meno minuziosa, nel senso di senza andare a vedere il minuto per minuto, anche alla luce insomma delle riflessioni che ci hai fornito, Orlando, secondo te che cosa il trend attuale di Ethereum, essendoci ampie praterie davanti a sé, nel senso che siamo davanti a record storici che vengono infranti quasi ogni giorno, insomma, si può provare a immaginare un target finale entro il quale potrebbe arrivare nel breve termine oppure no? Ma io dico sempre che gli investitori stanno iniziando a vedere il reale valore dei progetti di finanza decentralizzata che si basano su token derivati da Ethereum. Sì. E quindi l'entusiasmo del mercato sta aumentando continuamente. A mio modo di vedere non è possibile fare previsioni, ma l'adozione qui gioca un ruolo fondamentale soprattutto nella catena di costruzione del valore di questi progetti. Maggiore è l'adozione, maggiore sarà il valore percepito dal mercato. E allora, insomma, non resta, io odio dirlo, ma in determinate situazioni non si può non attaccarsi a un staremo a vedere, insomma, in questi casi, dato che, come detto, ci sono praterie talmente ampie e davanti non c'è nessun tipo livello di riferimento. Quindi, insomma, attendiamo ovviamente capire se dovremo farci sorprendere ancora da Ethereum oppure no. Orlando Merone, country manager di Bitpanda, due parole volentieri, spendiamole anche per la tua società, anche perché mi pare di capire si tratti di una piattaforma di investimento che ha insomma effettuato un annuncio importante proprio in questi giorni che riguarda l'Italia. Assolutamente sì. L'obiettivo di Bipanda è quello di rendere gli investimenti accessibili a tutti. La nostra piattaforma permette sia agli investitori alle prime armi che agli investitori esperti di investire in criptovalute, in metalli, azioni ed ETF che sono stati lanciati proprio nei giorni scorsi, attraverso un prodotto al 100% regolamentato in Europa. Abbiamo un team di oltre 400 persone e ormai più di 2,3 milioni di clienti. L'azienda è una delle fintech che crescono più velocemente in Europa attualmente e l'Italia fa parte di un piano di espansione europeo ed è il primo paese in cui Bitpanda arriva nel 2021. Stiamo aprendo anche qui un talent hub a Milano, c'è molto talento in Italia e il potenziale di mercato è immenso, quindi ci auguriamo che la presenza dell'azienda sarà ancora maggiore in futuro su una piazza come Milano.
C'è in particolare un settore, insomma, dato che appunto hai esordito dicendo siamo una piattaforma di investimento europea che cerchiamo di mettere a disposizione, insomma, ogni tipo di asset, no? Per l'investimento a disposizione da parte di tutti. C'è un settore che più degli altri sta crescendo, quantomeno su cui c'è un particolare interesse manifestato proprio da parte di chi investe, insomma, attraverso di voi? Io prima citavo, al di là della corsa di tiro, ma ad esempio stavo citando il nuovo record del rame che ha superato i livelli storici. Prima hai citato i metalli industriali preziosi, ma insomma, al di là degli esempi, c'è un settore rispetto a altri che sta registrando più interesse in assoluto? Beh, le criptovalute nell'ultimo anno l'hanno fatta da padrone. La nostra esperienza è fondamentale. In questo abbiamo più di 50 asset e risorse listati sulla nostra piattaforma e grazie a questa esperienza stiamo aprendo la nostra attività anche ad altri asset. Abbiamo appena introdotto, tra l'altro, il trading di azioni frazionate ed ETF, cosa che sta riscontrando un notevole interesse da parte dei nostri utenti, proprio perché consentiamo di diversificare la platea di investimenti che possono fare i nostri utenti, insomma. Perfetto, e allora insomma c'è anche questa ulteriore diciamo, novità insomma, che riguarda Bitpanda, e cioè questo nuovo modo di investire in azioni ed ETF che rende inevitabilmente, immagino, gli investimenti possibili 24 ore su 24, insomma il 24/7, espressione ormai diventata abbastanza di linguaggio comune. E allora io ringrazio per essere stato qui con noi Orlando Merone, Country Manager Bitpanda, e per questa analisi su Ethereum e non soltanto. Buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie mille, buon lavoro a voi.